Ho fatto tanto a fare la spesa. Oddio, no, non ci può lasciare questi pasticci, Come si fa? Wiki! Wiki! Oddio! Come? Dov'è? Eccoci, sei in ritardo, come mai? Scusatemi. Sì, scusate. Scusatemi. Ciao, bimbi. Ma stasera un po' meno, Stasera siete un po'... Dove li avete lasciati i compagnetti? Dove sono i vostri compagnetti? Però scusatemi. Ci sono più adulti. Sì, ma a me interessano i bambini. Sì, no, ascolti, signorina, abbia pazienza, ma cos'è successo stasera? Ha perso l'autobus? No, ho incontrato la mia amica. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo, mi stava raccontando tutte le sue avventure e disavventure. Sì, vabbè. Ha perso entrambe ieri. Ha fatto tanto a fare la spesa. Oddio, no, non ci può lasciare questi pasticci, Come si fa? Wiki! Wiki! Oddio! Come? Dov'è? Eccoci! Sei in ritardo, come mai? Scusatemi! Sì, scusate! Scusatemi! Ciao, bimbi! Ma stasera un po' meno, Stasera siete un po'... Dove li avete lasciati i compagnetti? Dove sono i vostri compagnetti? Però scusatemi. Ci sono più adulti. Sì, ma a me interessano i bambini. Sì, no, ascolti, signorina, abbia pazienza, ma cos'è successo stasera? Ha perso l'autobus? No, ho incontrato la mia amica. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo, mi stava raccontando tutte le sue avventure e disavventure. Sì, va bene, ora stasera non è il caso. Ci racconti un po' del libro della giungla. Per favore, grazie. Ecco. Allora, stasera abbiamo alcune curiosità. Cominciamo così stasera. Il messaggio educativo che pervade nelle pagine del libro. Mi dimentico sempre un pezzo. Come sempre. Mi ha fatto perdere. Guarda, ci sono delle persone che non stanno arrivando. Ecco. Quindi... Buonasera signora. Buonasera, come sta? Benvenuta, salve. Allora vi faccio un riassuntino. In una sera molto calda, sulle colline di Seone, nella giungla indiana, papà lupo nella sua tana osservava con orgoglio i quattro cuccioli che venivano allattati da mamma lupa. Poco dopo, fuori dalla tana, papà lupo udì un rumore e con suo grande stupore vide uscire da un cespuglio un cucciolo d'uomo nudo. Papà lupo lo portò dentro la tana e in quel momento arrivò Shere Khan, la tigre, davanti alla tana e pretese la sua preda, il cucciolo d'uomo. Ma a quel punto mamma lupa si alzò e rispose dicendogli che non avrebbe mai consegnato il cucciolo d'uomo e che il consiglio del branco avrebbe deciso della sorte del bambino. Mamma lupo chiamò questo piccolo cucciolo d'uomo Mowgli, che significa ranocchio. E quando il consiglio si riunì, decise che il cucciolo d'uomo sarebbe rimasto a vivere con mamma lupo e papà lupo. Sì. Bene, va bene, e poi continua in maniera meravigliosa, perché Mowgli visse felice correndo, nuotando, arrampicandosi per qualche anno nella giungla, mentre Baloo, l'orso, gli insegnava la legge e come comunicare con tutti gli altri animali. Un giorno Mowgli incontra le scimmie, che sono un popolo senza legge. Alcune scimmie propongono a Mowgli di diventare uno di loro, ma lui saggiamente rifiuta. Però una notte lo rapiscono e lo portano nella loro città, le Tane Fredde, un'antica città indiana di pietra in mezzo alla giungla. Bagheera e Baloo però, che sono l'orso e la pantera, con l'aiuto di Ka, il pitone giallo e marrone lungo 9 metri, mortale nemico delle scimmie, arrivano alla città con l'aiuto di Ran, il nippio. Iniziano una dura lotta contro centinaia di scimmie e grazie all'aiuto di una danza ipnotica del serpente Ka riescono a liberare Mowgli e lo riportano a casa. Perfetto. Bene, brava. Ora siete tutti ben informati. Sì, ora sapete tutto. Un giorno o l'altro Shere Khan ti ammazzerà. Ma Mowgli si metteva a ridere e gli rispondeva dicendo... Ma io non ho paura. Fratellino, quante volte ti ho ripetuto che Shere Khan è tuo nemico, Tante quanto sono le noci su questa palma. E con questo
c'era il cane tutto coda e schiamazzi, come pavone. Tabacchi venne a farmi non molto tempo fa certi discorsi poco gentili, molto poco, che io ero un cucciolo d'uomo nudo, nemmeno capace di scavar radici. Ma io lo afferrai per la coda e lo sbattei due volte contro una palma per insegnargli i modi migliori. E l'hai fatto malissimo, perché Tabacco stia sempre a far guai, sì, che avrebbe detto qualcosa che ti riguarda da vicino. Apri gli occhi, fratellino, Shere Khan non osa ammazzarti nella giungla. Ma ricordati che il capo dei lupi Akela è molto vecchio e verrà ben presto il giorno in cui non sarà più il capo. Molti dei lupi che ti conobbero quando fossi presentato al consiglio la prima volta sono vecchi e i lupi giovani credono che un cucciolo d'uomo non ci stia bene nel branco. Tra poco tu sarai un uomo. Un uomo? Cos'è un uomo? Boh, io sono nato nella giungla, ho obbedito sempre alla legge della giungla e non c'è il lupo dei nostri al quale io non abbia levato qualche spina dalla zampa. Esatto. E certamente essi sono i miei fratelli. E allora Bagheera si stese tutta lunga e disse: fratellino, io sono nata tra gli uomini e fu tra gli uomini che mia madre morì nelle gabbie del palazzo reale. Non avevo mai visto la giungla. Mi davano da mangiare tra le sbarre in una scodella di ferro, finché una notte sentì che ero una pantera e non un trastullo nelle mani degli uomini. E allora ruppi la misera serratura con un solo colpo di zampa e me ne venni via. E come io sono tornata alla mia giungla, così tu dovrai tornare tra gli uomini che sono i tuoi fratelli, se non sarai uccisa al consiglio. Ma perché? Perché ci deve essere qualcuno che desidera uccidermi? Guardami, io sono nata tra gli uomini e ti voglio bene, fratellino. Gli altri ti odiano perché i loro occhi non possono sostenere il tuo sguardo, perché tu sei saggio, perché tu hai levato le spine dai loro piedi, perché tu sei un uomo. Ma io non le sapevo queste cose. Cosa devo fare? Che cosa dice la legge della giungla? Colpisci prima e poi fai udire la tua voce. Ma sii accorto, il branco si rivolterà contro il capo e contro di te. E allora sarà... Balzando in piedi, gli venne un'idea e disse a Mowgli di andare alle capanne degli uomini, giù nella valle, e a prendere un po' del fiore rosso. Il fiore rosso è il fuoco che essi coltivano laggiù, in modo che quando verrà il momento e tu possa avere un amico anche più forte di me, di Balù e di lui, procurati un po' di fiore rosso. Il fiore rosso? Ma cos'è il fiore rosso? Che cosa? Quello che cresce fuori dalle capanne al crepuscolo? Oh, vabbè, me ne procurerò un po'. Ricordati che cresce in piccoli vasi. Procuratene subito uno e servalo presso di te per quando ne avrai bisogno. Bene, vado, ripagherò Shere Khan al giusto e forse anche un po' di più. E così scappò via nella foresta correndo. Mamma, stanotte vado a cacciare fra i campi arati. E si slanciò giù per il pendio attraverso la macchia, finché arrivò al fiume che scorre nel fondo della valle. Udì gli ululati del branco che cacciava. Vi era poi l'abbaviare rabbioso dei lupi giovani. Bagheera ha detto la verità. Domani sarà una giornata decisiva, tanto per il capo Akela che per me. E poi premette il viso contro la finestra e osservò il fuoco nel focolare. Vide la moglie del contadino alzarsi e alimentarlo nella notte e poi vide il figlio dell'uomo raccogliere un vaso di argilla, riempirlo di pezzi di carbone ardente. Così anche lui svoltò e incontrò il ragazzo, gli levò il vaso di mano e sparì nella nebbia, mentre il ragazzo urlava dallo spavento. Sono molto, molto simile a me, disse Mowgli soffiando nel vaso come aveva visto fare alla donna. A mezza strada, su per la collina, incontrò Bagheera che disse: Akela,
ha fallito il colpo. L'avrebbero ucciso stanotte, ma avevano bisogno di te. Vogliono pure te, ti cercavano per la collina, su. E allora Mowgli sedette nella caverna a custodire il suo vaso di fuoco e a ficcarvi rami secchi per vedere come bruciavano. Poi andò al consiglio, dove il lupo solitario giaceva disteso vicino alla sua roccia. Popolo libero! Esci le canche qui dal branco? Cos'ha da fare una tigre col nostro comando? Il comando del branco spetta al branco solitario. E si levarono allora le grida. Zitto, zitto, stai zitto, cucciolo d'uomo! Dai, vai via! Shere Khan ruggì. E cosa dobbiamo fare noi con questo pazzo sdentato? È destinato a morire. E anche il cucciolo d'uomo, che ha vissuto troppo a lungo. Popolo libero, egli era mia carne fin da principio! Datemelo! Sono stufo di questa follia dell'uomo... Akela, il capo dei lupi, disse... È nostro fratello in tutto, fuorché nel sangue, e voi vorreste ammazzarlo qui? Vi prometto che se lasciate ritornare il cucciolo d'uomo alla sua casa, quando verrà la mia ora di morire, io non mostrerò un dente contro di voi. Morirò senza combattere. Questo risparmierà al branco almeno 3 vite. Non posso fare di più. Ma se acconsentite, io vi salverò dalla vergogna di uccidere un fratello innocente. Un fratello che è stato ammesso secondo la legge della giungla. È un uomo! È un uomo! Ringhiò il branco e la maggior parte dei lupi si strinse intorno a Shere Khan, che cominciò a sferzarsi i fianchi con la coda. Mowgli si rizzò in piedi con il vaso del fuoco fra le mani. Era furibondo di rabbia e di dolore. I lupi non gli avevano mai detto quanto lo odiassero. Ascoltatemi, non c'è bisogno di tutta questa cagnara. Mi avete ripetuto tante volte stanotte che io sono un uomo. Così non vi chiamo più fratelli, ma cani. Come deve chiamarvi un uomo, così non vi chiamo più fratelli. E quello che farete o non farete non sta a voi decidere, è affar mio. E per vederci più chiaramente in questo affare, io, uomo, ho portato qui un po' del fiore rosso che voi cani temete. Mowgli a questo punto buttò a terra il vaso del fuoco e alcuni dei carboni. Vedo che siete cani. Vi abbandono per tornare alla mia gente, se quella è la mia gente. La giungla è chiusa per me ed io devo dimenticare il vostro linguaggio e la vostra compagnia. Ma voglio essere più generoso di voi, perché io fui in tutto e per tutto vostro fratello, del vostro sangue. Vi prometto che quando sarò uomo fra gli uomini, non vi tradirò con loro come voi avete tradito me. E così dette un calcio al fuoco facendone volare le faville. Non vi sarà guerra fra nessuno di noi nel branco. Ma... Cos'è? Cos'è? Io non desidero lasciare la giungla e non so cosa sia. Sto forse per morire, Bagheera. No, queste sono soltanto lacrime come usano gli uomini. Ora so che tu sei un uomo e non più un cucciolo d'uomo. La giungla è chiusa davvero per te, Durinanzi, sai. Mowgli allora sedette e pianse come se gli si spezzasse il cuore. E non aveva mai pianto prima in vita sua. Ora andrò fra gli uomini. Ma prima devo dire addio a mia madre. E andò alla caverna, dove essa viveva con papà lupo, e pianse col volto nascosto dentro il suo pelame, mentre i quattro cuccioli uggiolavano da far pietà. Non mi dimenticherete, vero? Vieni ai piedi della collina quando sarai un uomo. Noi ti parleremo e verremo nelle terre coltivate a giocare con te di notte.
Oh, saggio ranocchietto, torna presto, perché noi siamo vecchi. Vieni presto, oh mio cuccioletto nudo, disse la mamma lupa, perché io ti ho amato più di quanto abbia mai amato i miei cuccioli. Verrò certamente, verrò, e quando tornerò sarà per stendere la pelle di Shere Khan sulla rupe del consiglio. Non dimenticatevi. L'alba spuntava appena quando Mowgli scese giù per la collina, solo per andare incontro a... Torna tuo amore, la giungla poi sussurrerà, buona caccia fratello, la giungla non scordar, buona caccia fratello, la giungla non scordar. Scusa? Perché scusa? Se mi punti è vero. Ah sì, è vero.